ora il mio ragionamento si fa più difficile. Mi rendo conto che mi creerò molti avversari in quello che io vi sto dicendo. Ma bisogna tenere presente il significato proprio terra terra delle parole, facendo distinzione tra la destra e la sinistra. Destro vuol dire capace, sinistro vuol dire malefico, perverso. Questo significato inevitabilmente è assunto dalle varie parti sociali quando, nel tentativo di raggiungere il governo, esercitano la loro funzione in un modo maldestro. Perché la sinistra che opera in modo sinistro opera in un modo maldestro. Non è un gioco di parola, è veramente il significato essenziale che hanno le varie parti sociali nel loro confronto. Voi tutti, quando siete governati da un ideale, vi dimenticate quello che disse Gesù Cristo sui due regni, quello di Cesare e quello di Dio. Il regno ideale è quello di Dio. Ma non è il regno ideale di voi ex democristiani o giù di lì, che usando proprio Gesù Cristo, che vi disse cedete al violento, vi opponete a tal punto al violento da voler essere voi chi governa. Non è possibile che si confondano i due regni, perché quello di Dio è proprio opposto a quello di Cesare. Quello di Dio è una tale sinistra che non è sinistra per nulla, anzi appoggia la destra, perché in un modo veramente ideale cede all'altra tutto il governo del mondo e lo cede a Cesare. Il mondo di Dio non entra in contrasto contro quello di Cesare, ma lo favorisce nel modo esatto che disse Gesù: se ti danno uno schiaffo offri l'altra guancia, se ti trovi chi ti chiede fai un miglio di strada con me ne fai due, se ti trovi chi ti vuole togliere la tunica tu donagli anche il mantello, cedi a chi è violento. Perché se voi non fate così, questo sale che è Gesù Cristo ha perso il suo sapore ed è solo da buttar via. Il cristianesimo, che è l'ideale più bello che possa esistere, quando entra nella politica e cerca di dominare partecipando alla gestione dei vari Cesare, è un Gesù Cristo girato nell'anticristo. Tutti gli idealisti che si oppongono al governo di Cesare sono degli anticristo, sono degli anti-idealisti, perché poggiandosi su un ideale sono talmente maldestri da opporsi al regno di Cesare. E come deve essere questo regno di Cesare? Deve poggiarsi sulla capacità delle persone. Il regno di Dio si affida a Dio. Il regno di Cesare si affida invece alla capacità umana. Chi ha capacità umana? Chi è l'interesse di un popolo? Chi cerca lavoro disperatamente e non lo trova perché manca chi gli dà lavoro? O chi, per il suo interesse, decide di aumentare la sua iniziativa, di coinvolgere nel suo lavoro anche altri, in modo da fare sì il suo interesse, ma con lui gli interessi di tutti quelli che lo aiutano ad avere il suo interesse. Se noi togliamo di mezzo l'interesse personale nel lavoro,
noi impediamo ai padroncini di voler essere padroncini, alle strutture più grandi di essere fonti di produzione di redditi personali per quella classe sociale lì. Guai se mancassero coloro che cercano di creare lavoro multiplo. Ci sarebbero solo coloro che cercano di avere il lavoro da un altro che non esiste. Allora, per prima cosa, bisogna che esista chi sia in grado di avere questa iniziativa che crei associazione di lavoro. Il padroncino e il padroncione, li chiamo così. A chi bisogna affidarsi allora, se non si ha capacità personale che di avere il lavoro da un altro? Bisogna affidarsi a questo altro, alla sua capacità di produrre lavoro, di essere coinvolto nelle difficoltà del lavoro, di essere esperto. E voi italiani, e qui io mi inimico una grande parte di voi che non usate l'intelligenza, voi state andando contro alla benedizione che ha avuto l'Italia con il Berlusconi che ha deciso di entrare in politica. Perché Berlusconi, che sta cercando di dirigere l'Italia come un'azienda che abbia il suo reddito, anche il suo personale, e perché no, è il bene di una Italia che deve essere gestita con la capacità della gestione e non con l'utopia di un idealista che crede idealmente che a mano che si vada su, uno che gestisce gli interessi degli altri non debba fare il suo. Ma questo è puro idealismo becero e idiota. Perché? Come pretendete che un altro vi aiuti se aiutando voi non aiuta anche se stesso? È una pura idea assurda, bestiale. E chi vi dice che chi è in testa non deve fare il suo interesse è un ipocrita. Noi siamo in presenza di una sinistra ipocrita, veramente ipocrita, che non aspira altro che a trovarsi nella parte oggi che ha il potere per fare in modo ipocrito il suo interesse, ma fingendo di non farlo. Allora è più onesto e più chiaro che voi abbiate chi si occupa di voi, dicendo chiaramente e mostrando chiaramente di fare anche il suo interesse, perché allora vi potete fidare, mentre invece non vi potete fidare di chi, imbrogliandovi, vi dice che andrà a dirigere le cose senza fare il suo interesse. Questo non è vero in partenza, perché nessuno al mondo fa una cosa se non gli interessa, se non gli interessa personale, in modo personale. E chi è veramente idealista, ha l'idea di Gesù Cristo, non l'idea di un democristiano che, usando Gesù Cristo, poi fa l'anticristo che vuole dominare gli altri in forza di Gesù Cristo. Io vi sto parlando con grande serietà, con grande sincerità. L'Italia oggi ha un governo della destra che è la salvezza che la provvidenza ha voluto per l'Italia, perché l'Italia è particolarmente amata da Dio. L'Italia è un paese eccezionale, Dio l'ha scelto a partire dall'antica Roma con l'impero romano per essere di guida e di esempio e di salvezza al mondo intero. Perfino la sua conformazione è quella di uno stivale che sembra lo stivale delle sette leghe che corre. L'Italia è stata un crogiuolo di genti, le più diverse, che sono venute e si sono mescolate, e mescolando i vari geni tra di loro, le impurità tra i geni sono corrette, mentre invece se dei consanguinei si sposassero tra di loro, esalterebbero i difetti.
Quindi questa Italia, che è stata così privilegiata nei secoli dei secoli da Dio, d'avere fatto questa gente qui, ha fatto la gente perfetta, che ha tirato fuori una lingua perfetta. Voi adesso non mi credete, ma mi crederete quando vi accorgerete che l'italiano è veramente la lingua che Dio a poco ha evoluto e che non soggiace alla torre di Babele del linguaggio. L'italiano esprime la verità delle cose al punto che vi dice che la mente vi mente. L'amor è il contrario di Roma, e ve lo dice in un modo talmente chiaro che l'italiano si imporrà nel mondo come la lingua di Dio. Ecco, io vi ho voluto dire queste cose perché dovete smetterla di affidarvi agli idealisti nel governo di Cesare, perché gli idealisti nel modo migliore, ossia quelli che seguono l'idea di Gesù Cristo, che è la migliore, non sono degli arrampicatori sociali, sono chi cede all'altro il governo di Cesare. Non si può mescolare le due cose tra di loro, perché se si mescolano c'è un contrasto, c'è un muro a muro. No, chi è veramente ideale lascia la guida serena a chi guida, gliela lascia, però non in modo sterile, proprio nel modo che fa Gesù Cristo, che vi dice: il vero valore è questo, il vero valore è questo, il vero valore è questo. E dice solo il suo valore, in un modo disarmato. Non avete mai visto un vero cristiano opporsi alla violenza, perché se un vero cristiano si oppone alla violenza è un sale da essere buttato via. Per cui un idealismo che cerca di imporsi con la sua finale assunzione di potere non è l'idealismo, è il diavolo, è proprio quella opera sinistra che vi fa l'idea della bontà quando diventa potere, perché la bontà cede, non si impossessa e dirige, lascia dirigere. La bontà, se due devono entrare in una porta, è che dice: passa per primo tu. La bontà è quella di chi dice: questo può venire a me o a te, prenditelo tu. Questa è la bontà, questo è l'idealismo, non quello nemmeno della Chiesa oggi, quando, imponendo il suo sistema sociale, cerca di puntare a che i poveri di questo mondo si rendano conto della loro povertà ed esprimano una forza di potere. Questo non è Cristo, questo è l'anticristo, perché Cristo è chi dice a un poveretto: diventa ancora più povero per amore degli altri. Ti vogliono strappare, quelli della società, la tunica, e tu dagli anche il mantello. Non gli dice: voi siete tutti poveracci. Gli dice: voi siete beati in questo essere poveri. Siete beati, non poveracci, beati. I veri poveri sono i ricchi. Voi siete i beati. Questo vi dice il vero idealista Gesù Cristo. E questo è quello vero. Un idealismo che non fa capo a Gesù Cristo è un idealismo contorto ed è Satana, ed è l'iniziativa sinistra. Ecco, io sono stato piuttosto brutale nel mio esprimermi, ma la verità delle cose è questa. Amici miei, la verità è questa.